Buongiorno, sono Cesare Frutti di Gelso. Oggi è il 15 di dicembre 2017. Mi appresto a fare questa denuncia a seguito, diciamo, della vanificazione di tutte le mie denunce scritte. Oramai sono diventate un libro praticamente, visto che sono circa 2 anni e mezzo e oltre 2 anni e mezzo che sto scrivendo a personaggi pubblici, istituzioni varie, rappresentanti di istituzioni varie, relativamente a cercando di farli smettere di torturare me, di torturare il mio nucleo affettivo, la mia bambina, signora, ovviamente con ripercussioni sui miei genitori, uno dei quali è morto con una immagine del proprio figlio, che sono io, pessima, costruita ad arte, dicevo, con comportamenti di tipo mafioso. Un'associazione di tipo mafioso organizzata sostanzialmente per quello che è di fatto la violazione dell'articolo 285 del codice penale, ovvero devastazione, saccheggio e strage relativamente al paese e alla cittadinanza tutta italiana. Premesso che io non sono più cittadino italiano, in quanto ho ricusato appunto la cittadinanza quando praticamente le violenze nei miei confronti si sono fatte insostenibili con praticamente un sequestro di persona effettuato appunto dai carabinieri con delle scusanti estremamente, diciamo, disumane, io direi, perché organizzano sostanzialmente un attacco mirato, continuato, reiterato e diciamo interminabile, sempre e solamente verso il mio domicilio, che era a Cesate. Questo ovviamente con l'ausilio di genti sostanzialmente che si dicono amanti dei cani, che si dicono praticamente pretendono di avere il diritto di far valere, diciamo, il benessere animale dei cani, in special modo, sopra ovviamente quello che è la vita civile delle persone. Hanno istituito un'area abusiva di cani dove sostanzialmente erano liberi queste bestie di circolare tranquillamente, senza nessun tipo di controllo, senza nessun tipo di tutela, ovviamente per chi viceversa abitava in quella zona. Una zona, premesso che era adiacente il Parco delle Groane, la via terminava con l'imbocco appunto nel Parco delle Groane, dove sostanzialmente si smercia droga ancora oggi con degli elevati profitti, ovviamente. E in questo merito vorrei semplicemente far notare quello che è sostanzialmente il nuovo business di questo che si definisce ancora Stato, ma che in realtà poi vedremo se è ancora tale. Allora, stavo appunto parlando di questa nuova missione, diciamo, statuale, che è quella della illegalità più diffusa a livello ovviamente paese. Quindi nel 2000 praticamente 13 hanno incominciato a parlare, a instaurare questa nuova realtà che è il SEC 2010, come si può vedere qua, SEC 2010,
che è stato attivato praticamente alla fine del 2014. Cos'è questo SEC 2010? È la giustificazione che praticamente lo Stato o quei presunti, diciamo, rappresentanti di questa realtà economica nuova, nuova parlo perché già con l'avvento del referendum sulla Costituzione della Costituzione italiana, praticamente nel dicembre del 2016, diceva che il baricentro si era spostato verso questioni di tipo economico e quindi, voglio dire, non c'è più uno Stato reale, sono gli interessi economici. Interessi economici che qui si possono tranquillamente vedere, no, dove praticamente leggiamo l'introduzione dell'economia illegale pone un problema di coerenza macroeconomica tanto quanto etica. Il dato sull'economia illegale dovrebbe portare il segno negativo e ai fini di una strategia di lotta alla criminalità sarebbe più utile effettuare solo una stima ben discussa della quota del PIL da ascrivere a tale diseconomia e prevedere un conto satellite. La stima del valore aggiunto dell'economia criminale. Economia criminale, no? Stiamo parlando di crimini. Modifica invece il PIL, il prodotto interno lordo, quindi con il risultato che se la lotta alla droga e al contrabbando ha successo, si riduce il PIL con risultato, si riduce il PIL con conseguenze numeriche anche sui conti pubblici. La cosa più inquietante è che da oggi tutti i governi potrebbero avere un motivo in più per perseguire il lavoro nero e l'economia criminale, visto che producono reddito, occupazione, qualsiasi altra attività economica, come qualsiasi altra attività economica. Anzi, per assurdo, un po' di economia illegale in più potrebbe far diminuire il tasso di disoccupazione e facilitare il rispetto dei parametri dei vincoli europei. Rispetto dei parametri e dei vincoli europei, ok? Questa è una cosa molto importante perché, diciamo, perseguire quindi queste finalità economiche dettate dall'Europa è diventato oggi diciamo, l'obiettivo principe di quello che ancora si definisce Stato, ma svuotato praticamente di tutta la sua realtà sovrana. Di che cosa stiamo parlando? Di che Stato stiamo parlando in primo luogo. In secondo luogo possiamo anche poi, vediamo un attimo di recuperare quelle che possono essere delle prove relative alla realtà di fatto italiana, dove si può tranquillamente qui, ecco, vedere, no? Quelle che sono praticamente aziende registrate. Allora, se guardiamo, incominciamo dalla Repubblica Italiana. Eccola qua. La Repubblica Italiana la vediamo qui in questo sito dove si chiama UPIC, sostanzialmente è un database di aziende. Dun & Bradstreet è fondamentalmente la gestione delle CRIF bancarie, ecco, diciamo, e qui parliamo di che cosa? Della Repubblica Italiana, registrata appunto come azienda, dove c'è il suo bel rappresentante che è il primary executive, ok? Però, ovviamente, qualsiasi cosa la ritroviamo registrata in qualità di aziende dalla Prefettura di Milano, Prefettura di Milano, dove troviamo non certo il prefetto, oltremodo,
che è Morghese, adesso non ricordo bene chi è, il nome dunque, piuttosto che l'ospedale, l'ospedale ASST Rodense, eccolo qua, Ida Maria Ada Ramponi è l'amministratore delegato, ok, ASST Rodense, che è l'ospedale praticamente l'ospedale di Ro. Poi cos'altro vogliamo vedere sempre come il Ministero delle Finanze, eh? Il Ministero delle Finanze interessante, Guardia della Finanza, eccola lì, no? Sempre tutto registrato ovviamente come azienda privata, con scopo di lucro. Ma no, i giudici di pace, fino ovviamente i tribunali, Tribunale di Milano, vediamolo qua, Prefettura, dov'è Tribunale di Milano? Allora, eccola qua, Tribunale di Milano, azienda, Tribunale di Milano. Queste sono tutte le varie sedi che può avere, dunque vediamo qui. Sede, ecco, questo qui è il Tribunale di Milano, ingresso secondario, va bene, via Luciano Manara e quant'altro. Piuttosto che ce n'è un altro ancora, via Freguglia, eccolo qua, UPIC Record, sempre in qualità di azienda, per andare anche. Che ne so, i servizi sociali, gli assistenti sociali, azienda sociale del Legnanese, Sole, ok, eccola qua. Questa azienda sociale io l'ho registrata, l'ho salvata, Marco Bettini, come amministratore, o meglio, la sede centrale, insomma, no, il nome del responsabile, eccolo qua. Allora, perché? Perché questi qui hanno cercato per conto di quest'altra azienda che è praticamente il tribunale minorenni, no, la procura minori, la procura minorenni, eccola qua, Tribunale della Repubblica, Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Milano. Ecco, questa azienda ha cercato di portarmi via la bambina, no? Con delle scuse derivanti da un suo socio, che poi praticamente chi è? Il comune di Cesate, vediamo se c'è anche qua, comune di Ro, aziende pubbliche a Cesate, comune di Cesate, eccolo qui. Allora, comune di Cesate, Giancarla Marchesi, è praticamente il sindaco attuale, sempre registrato come azienda. Allora, questa realtà praticamente di paese, che è un insieme di aziende, un insieme di aziende, mirano sostanzialmente al profitto economico tramite, hanno cercato di ovviamente approfittarsi del fatto che io fossi un cittadino italiano, prima di accorgermi di queste gravi diciamo, deviazioni che il SEC 2010 comportava a livello di sfruttamento, ovviamente come diceva qua, che producono reddito, insomma, produce reddito il delinquere, ma chi poi di fatto commette i crimini di tortura, di schiavitù, di cui parlavo prima? Le istituzioni. Queste che si chiamano, diciamo, procura, quello che si chiama tribunale, quelli che si chiamano i carabinieri, ci sono anche i carabinieri ovviamente registrati in qualità di azienda, addirittura la Repubblica Italiana ha il marchio registrato in Svizzera. Ma va bene, in ogni caso, allora, i carabinieri, quelli che hanno praticamente poi molestato, denigrato,
mi hanno praticamente fatto di tutto per quanto riguarda le violenze contro la mia vita, la mia integrità, praticamente trattamenti crudeli, torture, supplizi, di tutto mi hanno fatto questi carabinieri, cercando oltremodo di incentivare la popolazione che, amava i cani, che erano oltremodo, che chiedevo sostanzialmente, di cui io chiedevo il rispetto delle leggi relative alla conduzione. Sono andato avanti anni a chiedere rispetto e continuo a farlo in termini legittimi, legali, normalmente, educati, anche se oggi la mia resilienza psicofisica, ne ha risentito sicuramente dei trattamenti crudeli e disumani che ho subito relativamente a questo. Ma vediamo chi sono queste genti, questi carabinieri con un carabinieri, ma non solo. Chi è questa mentalità che si viene a definire psichismo mafioso sostanzialmente, e lo facciamo dire a autorevoli personaggi che hanno lavorato nell'antimafia in modo serio, e sentiamo questo pezzo. È lavorare per la comprensione di cosa significa psichismo. È un mondo più spietato e spersonalizzato di quello che possa essere il mondo dei terroristi islamici. Quindi dobbiamo avere chiaro a che livello ci muoviamo. È un mondo che va capito nella sua specificità. L'aveva già capito Giovanni Falcone, con cui di fatto avevamo iniziato queste cose quando eravamo a Trapani, entrambi. I mafiosi non hanno l'io. Uccidono con indifferenza e hanno come unico obiettivo sostanzialmente il potere, ma poi anche per capire come possiamo aiutare le vittime di mafia. E le vittime di mafia sono tante, sono i figli, i nipoti, i parenti, siamo noi stessi quando non abbiamo il coraggio di intraprendere un'attività commerciale perché ci domanderanno il pizzo, no? Sul film Spotlight, dovrebbe essere questo il titolo corretto, che è un film, un'indagine sull'abuso perpetrato da decine e decine di preti in Inghilterra nei confronti di minori. Allora la riflessione qual era? È possibile che nessuno sappia? E la risposta era no, affinché venga attuato un abuso, e anche un abuso massiccio, ci deve essere una comunità che collabora. E allora questo accade anche con la psicologia del fenomeno mafioso, perché ci siano le vittime, perché ci siano gli incendi di trattori, i furti di bestiame, l'incendio di una saracinesca, le richieste di pizzo, l'omicidio. Allora, affinché tutto questo accada, c'è bisogno che una comunità non sia necessariamente collusa a livello consapevole, ma che non riesca a vedere. C'è bisogno che una comunità non sia necessariamente collusa a livello consapevole, ma che non riesca a vedere. Consapevole, ma che non riesca a vedere. Quindi il fenomeno mafioso, gli esperti dicono che non è necessario ovviamente essere collusi proprio, metterci le mani nella marmellata, insomma, ma basta far finta di non vedere gli abusi sugli altri. E quali sono i motivi che portano personaggi che sono, diciamo, al vertice di queste aziende ormai cosiddette pubbliche, ma che di pubblico ormai non hanno più niente, perché l'unica cosa che hanno di pubblico sono i cittadini che stanno sfruttando. Qual è il filo che muove questa gente relativamente allo sfruttamento, alla deturpazione,
alla devastazione, al saccheggio, alla strage che stanno facendo in questo paese. La motivazione principe qual è? Ce la dice praticamente lo stesso ministro della giustizia e giusto per far vedere che però non è un caso isolato questa realtà, ma è una cosa diffusa anche a livello capillare nei comuni, porterò la testimonianza anche di dei vertici, diciamo, gestionali degli uffici del comune di Canegrate, che sentiremo sostanzialmente affermare le stesse cose, cioè io so di questa realtà mafiosa, so di questa tortura, so di queste stragi, so di questa devastazione in essere, ma lo faccio perché ho bisogno di mangiare. Quindi siamo consapevoli delle torture, dello sfruttamento che si fa verso il prossimo. Sentiamo. Oggi noi stiamo vivendo un enorme conflitto tra democrazia ed economia. Oggi sostanzialmente i poteri sovranazionali sono in grado di bypassare completamente le democrazie nazionali. Io faccio soltanto due esempi. I fatti che si determinano a livello sovranazionale, i soggetti che si sono costituiti a livello sovranazionale, spesso non legittimati democraticamente, sono in grado di mettere le democrazie di fronte al fatto compiuto. Faccio un esempio, la modifica, devo dire abbastanza passata sotto silenzio, della Costituzione per quanto riguarda il tema dell'obbligo del pareggio di bilancio, non fu il frutto di una discussione nel Paese, fu il frutto del fatto che a un certo punto la Banca Centrale Europea, più o meno, ora la brutalizzo, disse: o mettete questa clausola nella vostra Costituzione o altrimenti chiudiamo i rubinetti e non ci sono gli stipendi alla fine del mese. Io devo dire che è una delle scelte di cui mi vergogno di più. Se tu vedi uno che fa un incidente, la moto distrutta, gli va contro la macchina e salta il cofano, cioè minimo chiama un'ambulanza, non chiamare i carabinieri, no? Se vedi uno agitato, no? Giusto così, no? Magari c'ha uno stress, no? No, no, invece hanno chiamato i carabinieri per farmi il palloncino. Palloncino che è risultato niente, però il palloncino, guarda caso, l'ha fatto apposta perché mi ha visto uscire dal bar nel mentre io aspettavo, mi ha visto uscire dal bar e quindi questo magari si è fatto la grappella, si è fatto il grappino, adesso lo frega, hai capito? Sì, ma è tutta una roba così, è tutta una roba così. E voi lavorate per questi signori qua? Noi dobbiamo mangiare. Vabbè, ecco, sì, no. Se avevamo magari una capacità come lavoro. La sua, qua c'era il nostro lavoro. Forse anche perché 40 anni, voglio dire, sì. Che una lavora qua, una volta forse non era così. Quindi lo facevi allora per i cittadini, no, era un bel lavoro, ovvio, mi piaceva. Ovvio, ovvio. Va bene, dai. E voi lavorate per questi signori qua? Noi dobbiamo mangiare. Vabbè, ecco, sì, no. Se avevamo magari una capacità come la sua, qua c'era il nostro lavoro. Forse anche. E voi lavorate per questi signori qua? Noi dobbiamo mangiare. Vabbè, ecco, sì, no. Se avevamo magari una capacità come la sua, qua c'era il nostro lavoro. Forse anche. Dunque, abbiamo sostanzialmente un ministro, o presunto tale, che sottostà ai ricatti, chiama lui, ricatti, della Banca Centrale Europea relativamente all'immissione nella Costituzione del pareggio di bilancio, che significa, ricordo, il pareggio di bilancio vuol dire che quello che entra deve uscire sostanzialmente e quindi se quello che esce non rientra, non esce, cioè quindi non c'è spesa pubblica. E se ovviamente meno entra, perché siamo in una fase di saccheggio sostanzialmente, di devastazione del paese, cioè vengono vendute tutte le aziende che possano portare profitto ovviamente per il paese, vengono vendute, quindi diciamo che i profitti non ce ne sono più e calano sostanzialmente, obbligandoci a richiedere soldi sempre alla BCE, no? Perché noi dipendiamo fondamentalmente, non abbiamo più sovranità monetaria, quindi dobbiamo dipendere dalla BCE. Quindi la BCE, che sostanzialmente impone queste regole di bilancio per il fatto che noi andiamo a praticamente ad indebitare, relativamente al fatto che poi un ministro, uno che si dice ministro praticamente, che dovrebbe amministrare la cosa pubblica, in realtà fa gli interessi di questa banca,
che gira, che ti rigira, sono quelli del saccheggio, sostanzialmente, della devastazione del paese, perché mi imponi il pareggio di bilancio, che poi praticamente mi obbliga a chiederti i soldi a te, banca. Cos'è questo? È un ordine dato a un dipendente della banca stessa, ok? Altro che ricatto di che cosa? Se fossi uno statale e cureresti gli interessi dello Stato, non faresti questo, ok? Perché cureresti l'interesse dello Stato, che sono i cittadini, in teoria, non le banche che ti commissionano il da farsi con i cittadini. Questa è la prima cosa. La seconda cosa che abbiamo sentito, appunto, che anche nei comuni dove io illustravo un grave episodio di saccheggio da parte del tribunale per tramite di vigili collusi con lo stesso tribunale, perché uno di questi vigili che ha inventato tutta questa fandonia, praticamente era un dipendente del tribunale stesso di Busto Arsizio, certo l'Addaga Domenico, uno che è conosciuto nell'ambiente sia del tribunale sia per quanto riguarda il luogo dove lui operava, perché era un abitué della denuncia. Sostanzialmente lui denunciava praticamente le persone che gli avevano, dicendo che gli avevano fatto questo, gli avevano fatto quell'altro, l'avevano insultato, calunnie, eccetera. Gli è arrivato a denunciare anche i propri datori di lavoro, il comune aveva denunciato e tutto, insomma. Patrizia Nobile, che è il giudice sostanzialmente del tribunale che ha portato avanti questa cosa inventata da questo vigile, sostanzialmente dichiarò quanto segue. Vediamo un po' cosa dichiarava Patrizia Nobile che nei confronti di Domenico Laddaga, no? Dunque, dichiarava, vediamo, eccolo qua. Infatti risalgono al 2008, sindaco di Caronno, dunque paga, oltre alla Daga che paga all'interno dell'amministrazione di appartenenza avere una personalità animata da un forte senso di legalità, denunciava tutti, questo è il forte senso di legalità, da competenze tecniche e giuridiche, quindi si diceva esperto in materia di denunce, che lo hanno portato a segnalare presso le sedi competenti delle irregolarità che in alcuni casi sono sfociate in giudizi penali. Quindi il portare a giudizio penale ovviamente paga all'interno dell'amministrazione, e questa è la dichiarazione di questa Patrizia Nobili, che praticamente è quella che oltretutto mi ha mandato a processo anche a me su segnalazione di questo Laddaga qui. Quindi, sentendo questa realtà, dipendenti del comune, raccontandogli oltremodo come sono stati i fatti, che questo ha cercato prima di darmi dell'ubriaco perché mi aveva visto uscire dal bar, e quindi mi ha portato dei carabinieri per farmi la prova del palloncino perché i vigili erano sforniti della macchina e del macchinario, raccontandogli questo tentativo di saccheggio che poi adesso appunto è sfociato in quello che è sfociato al comune di Canegrate, questi dicono lo sappiamo, praticamente una volta non era così, no? Però noi dobbiamo mangiare, cioè, quindi lo sfruttamento dei cittadini è risaputo, non è che non fanno niente, proseguono sulla strada del saccheggio, della devastazione, perché tu una persona la ammazzi quando vai a creare queste situazioni di condanna, di continue persecuzioni tramite sentenze, tramite tribunali, devi spendere soldi a destra, a sinistra, non hai più tempo neanche di lavorare, cioè non hai più tempo di badare alla tua famiglia, ti cambiano il mondo dove sei abituato a vivere per tirarti via anche l'anima. Questi dicono, lo sappiamo, è così, non era così una volta era diverso, ma adesso noi dobbiamo mangiare. Ok, questa è la realtà dei fatti. E relativamente invece a quello che stavo illustrando prima, relativamente
diciamo, registrazione di tutte queste realtà cosiddette pubbliche di pubbliche, non so io cosa abbiano, se devono sottostare praticamente a degli ordini di scuderia che arrivano dalla Banca Centrale Europea, me lo devono spiegare cosa ci sia di pubblico in questo, e che io, dove per pubblico io ovviamente intendo fare gli interessi dei cittadini. In realtà i cittadini si stanno impoverendo per le regole di bilancio che ovviamente sono state impostate dalla Banca Centrale tramite il Ministro della Giustizia, o presunto tale. Stavo appunto dicendo, queste realtà, tutte queste realtà comuni, scuole, tribunali, procure, tutte queste entità che noi crediamo enti pubblici, in realtà sono, abbiamo visto, enti privati. Sentiamo cosa dice un pentito di mafia su queste realtà qui. Sentiamo un attimo. L'ultimo personaggio a promettere importanti rivelazioni è un collaboratore di giustizia, un uomo che ha ucciso e si è pentito. Il suo nome è Vincenzo Calcara e ha militato nelle file della mafia trapanese. Sono diventato uomo d'onore il 4 ottobre del 1979, proprio nelle mani di Francesco Messina Denaro. È un assassino Vincenzo Calcara, ritenuto dai suoi capi un uomo di grande fiducia. Ha trascorso 12 anni al servizio di Cosa Nostra, ha ascoltato e ha visto. Sa nomi e fatti e ha registrato tutto nella sua mente, fino all'incarico più importante. Sono stato incaricato di uccidere Paolo Borsellino da Francesco Messina Denaro, il capo assoluto della famiglia di Castelvetrano, era l'ombra di Totò Riina e Provenzano. È il 1991, Vincenzo Calcara si rifiuta di sparare e si pente. Cosa Nostra allora cambia killer e il giudice Borsellino viene ucciso ugualmente. Ma prima dell'attentato Calcara ha iniziato a raccontare proprio a Paolo Borsellino tutto quello che sa. Parla di mafia, 'ndrangheta, servizi segreti, massoneria, Vaticano. Poteri occulti, insomma, organizzati in una sorta di grande coordinamento nazionale. Sono collegati l'uno con l'altro come se fossero un corpo umano. Hanno dei favori a vicenda. Hanno tutti gli interessi uguali di sopravvivenza, hanno interessi economici, sono un corpo umano. Questa è teoria o sono cose che lei ha visto? Ma quale teoria? Quale teoria? Qua sono cose che ho vissuto in prima persona. Quindi diceva questo pentito, mafia, massoneria, servizi segreti, insomma lo Stato, quello che si chiamava Stato, che oggi praticamente lo ricordo diciamo che cosa di fatto è questa realtà, che io racchiudo in aziende pubbliche, pubbliche, diciamola così, autorità garante della concorrenza e mercato, autorità garante dell'infanzia, ok? Ecco perché poi i bambini spariscono, Vincenzo Spadafora, ok? Andate a leggervi la storia di questo Vincenzo Spadafora, da dove salta fuori. Social, azienda tribunale di Rove, tribunale di Milano, azienda Carono Pertusella, comune di Carono Pertusella. E interessante è quest'altro articolo, banche e mafia. Però rivediamo un attimo, Comune di San Giorgio, Comune di Canegrate, Città Metropolitana di Milano, Giuseppe Sala, il primary executive della Città Metropolitana di Milano. Vediamo, Corte Costituzionale, quella che poi diciamo ha dato l'astensione relativa alla legge sui vaccini,
giudice di pace, guardia di finanza, eccola qua, Ministero dell'Economia e delle Finanze e quant'altro. Ecco, stavo appunto dicendo questo interessante articolo, banca e mafia a braccetto per spremere le persone dell'anti, per spremere le persone. Allora, stavamo dicendo nel merito della come si dice, del pareggio in bilancio imposto dalla Banca Centrale Europea. Adesso qui vediamo appunto banche e mafia a braccetto per spremere le persone, ok? Abbiamo visto, sentito che praticamente tutto ciò che si dice pubblico in realtà è registrato come azienda privata presso UPIC, che è un database tedesco sostanzialmente, di aziende, di tutte le aziende del mondo. Arriviamo sostanzialmente al discorso banche e mafia a braccetto. Questo è un articolo comunque che parla dell'usura, no? Per spremere le persone, quindi antistrada con danno Unicredit e quant'altro. Dunque, la crisi ha aiutato l'usura a crescere. Ricordiamoci il discorso della crisi da chi è, diciamo, imposto sempre dalla BCE per quanto riguarda il pareggio di bilancio inserito in Costituzione a seguito di ricatto, come lo chiama il presunto ministro Orlando, non eletto da nessuno, mi pare, no? Anzi, un governo illegittimo, dichiarato illegittimo dalla stessa Corte Costituzionale. Comunque, un giro d'affari in crescita che coinvolge circa 200.000 imprenditori, un dato in deciso aumento rispetto ai 20 miliardi stimati prima della crisi economica. Quindi una crisi voluta, finalizzata ovviamente a fare questo connubio tra banche e mafia a braccetto, li chiamano. Ma la recessione non è sempre recessione, la recessione è questione di bilancio sostanzialmente, di non dare i soldi ai cittadini. Un giro d'affari dell'usura ha aumentato, fa lievitare il giro d'affari dell'usura. Nel 2008 circa il 20% in mano alla mafia, l'usura è diventata uno strumento finalizzato ad impossessarsi dell'attività imprenditoriale delle vittime e infiltrarsi quindi nell'economia sana. Tutta questa diciamo roba arriva sempre dalla vendita di droga che deriva, eccola qua. Si tratta di somme cospicue che il prestatore di quartiere non è in grado di soddisfare, mentre l'usuraio del clan, spesso il ragioniere che gestisce la liquidità che deriva dal traffico di droga e delle scommesse. Insomma, stiamo parlando di quell'economia illecita di cui prima abbiamo illustrato, che è stata inserita nel PIL, parliamo del SEC 2010, quindi è tutto un discorso preordinato ovviamente a tavolino, no? Ecco, però a questo punto io mostrerei quello che, siccome io, diciamo, sono stato vittima di questa mafia qui per il tramite di genti stimolate, il termine esatto è istigate sostanzialmente, coordinate da carabinieri di Cesate, dove c'è una interferenza grave anche da parte dei carabinieri di Arluno, sotto un comando di praticamente della caserma di Ro tramite la squadra mobile, insomma, guidata ai tempi da un certo tenente che insomma poi è stato trasferito in Calabria, ha finito questa sua opera di devastazione nei miei confronti. Comunque sia, stavo dicendo, gli stessi carabinieri che hanno praticamente fatto del male a me per questioni e faccende vecchie, come mi disse uno di questi mandato
ad Vanzago già in una situazione di fragilità mia, per il tramite di una loro, diciamo, pedina, che oltremodo ha dato sfogo ad un altro procedimento penale dal giudice di pace, che mi vede, diciamo, dovrebbe vedere Moroni Cesare, sostanzialmente il trust, pagare altri soldi, sempre ribadisco per il discorso dello stesso motivo di saccheggio. Stavo dicendo, le stesse caserme di carabinieri che hanno fatto del male a me sono state ovviamente anche artefici di un dramma, direi, da parte di chi la mafia effettivamente la combatteva, certo Frediano Manzi, con SOS, racket e usura. Praticamente lui era in prima linea a combattere la mafia, dove aveva anche una protezione attiva da parte della prefettura, e però queste caserme dei carabinieri, invece di proteggerlo, sentiamo un po' che cosa, diciamo, si sono inventate. Allora, oggi è il 15 di novembre del 2017, io sono Cesare Frutti di Gelso e sono qui in compagnia con Frediano Manzi, che praticamente, ciao Frediano. Ciao. Eri tu presidente di un'associazione contro la mafia, se non vado errato. Sì, l'associazione SOS Racket e Usura. Questo fino a che anno? Fino al 2013. Ecco, io sostanzialmente ti ho conosciuto per via di due denunce che venivano praticamente, sono ancora riportate su internet, attinenti a praticamente quello che riporta questo foglio. Queste le denunce inoltrate alla direzione antimafia di Milano contro molti comandi dei carabinieri che dimostrano la mia tutela era inesistente, persecutoria, diffamatoria. Qualcuno ne dovrà rispondere. Fino ad oggi tu ti ricordi di queste denunce, di queste cose che ricompaiono su internet? Sì. E qualcuno ha risposto di queste cose? No, non sono mai stato convocato da nessun componente della procura, né antimafia né quella ordinaria. Quindi una nello specifico che riguarda poi le stesse caserme che hanno fatto del male anche a me, era praticamente questa denuncia che riporta l'oggetto: gravi dichiarazioni diffamatorie da parte di appartenenti delle forze dell'ordine delle caserme di Garbagnate Milanese, Cesate e Darluno. Questa porta la data di... sai più o meno che data era? Non mi ricordo, qui non la vedo. 2012. Esatto. Il primo giugno 2012. Primo giugno 2012. Dunque, questa denuncia dove tu praticamente appunto parlavi di diffamazione da parte di questi tre comandanti di carabinieri, mi riferisco sostanzialmente a Dio t'aiuti, giusto? Sì. Poi c'era il comandante di Cesate. Sì. E l'altro di Alluno. Cosa avevano fatto a te sostanzialmente? Beh, nello specifico il comandante Dio t'aiuti, nonostante io avessi la sede operativa dell'associazione SOS Racket e Usura, si rifiutava di prendere le denunce dell'associazione perché dicevano che erano troppe. Diceva: tu abiti a Nerviano, sei residente lì, vai a farti le denunce lì. Poi ci fu un episodio in particolare. Una delle persone che io assistevo, una vittima di 'ndrangheta, si era barricato nel mio negozio e minacciava di darci fuoco. Io vengo chiamato dalle forze dell'ordine, arrivo al negozio e la situazione che vedo è che questo signore Marasà Gaetano
aveva una bottiglia d'alcol. Nel frattempo erano arrivate anche un'ambulanza e i pompieri. Si era barricato nel sottoscala del mio negozio, minacciando di darsi fuoco. Bene, dopo mezz'ora di trattativa io lo convinco ad aprire. L'ambulanza lo accompagna in ospedale a Garbagnate Milanese. Durante il tragitto in ospedale, gli appartenenti alle forze dell'ordine, i carabinieri, gli chiedono a Marasà Gaetano: beh, allora quanto ti ha dato Lanzi per fare questa sceneggiata? Tutto questo è inaccettabile. Quindi tu sei stato accusato, diciamo, dalle forze dell'ordine di avere corrotto praticamente questa persona affinché facesse una sorta di sceneggiatura, farsulla. Sì. E ci sono le prove di questo Marasà che praticamente era, diciamo, invece assediato in qualità di vittima di mafia? Sì. Le prove sono state consegnate? Sì. Quindi questi carabinieri avevano la possibilità di avere informazioni attinenti a quello che era... Sì, erano state consegnate in procura. Ah. Ok, e invece per quanto riguarda Cesate, cos'è successo? Cesate è successo questo. Un giorno io e Gasparetto Adamo, un'altra vittima di estorsione, mi stavo recando presso il mio chiosco di Cesate. Sul vialone siamo affiancati da una macchina bianca che ci spinge, praticamente, che ci butta fuori strada. Ci affianca e ci butta nel fossato. Chiamiamo i carabinieri che arrivano sul posto e dicono: beh, questa sceneggiata è durata anche abbastanza. Ti ricordi chi sono questi carabinieri? Il comandante della stazione. Siracusa? Sì. Ok. Sebastiano Siracusa, giusto? Sì. E quindi, diciamo, anche questo comandante che praticamente ti accusa di inventare le cose. Sì. Cioè, ma c'era stato il danno, la macchina è uscita di strada? Come no? Era nel fosso quando sono arrivati i carabinieri. E quindi per il comandante Siracusa, carabinieri, era una sceneggiata nonostante ci fosse il mezzo, diciamo, nel fosso, con tanto di danni evidenti. Sì, io mi ero fatto male anche un ginocchio, avevo i pantaloni strappati. Tutte cose evidenti. Sì, certo. E mentre per quello che riguarda invece la caserma di Arluno. Arluno è successa una cosa incredibile, ossia una notte io rientro dopo una cena con Giulio Cavalli, un attore antimafia. Ritorno a casa. In che senso un attore antimafia? Un attore che praticava antimafia, consigliere regionale dell'Italia dei Valori. Ritorno a casa a Nerviano alle 2 di notte, esco in giardino per fumarmi una sigaretta e noto un pacco nel vialetto del giardino posteriore con su scritto tanti auguri. Io chiamo i carabinieri. Quella sera di pattuglia alle mie attività, alla mia persona, alla mia casa. Perché di pattuglia? Perché tu eri sotto tutela, protetto da loro, insomma. Sì, era di turno la pattuglia di Arluno. La pattuglia di Arluno che cosa mi chiede? I documenti a me. Identifica me. Beh, a parte questo, che va bene, potrebbe essere di routine. Mi identifica a me, ho detto: com'è, non sapete neanche chi state tutelando. Ah, perché ho capito, perché eri tutelato, quindi dovevano per forza conoscerti. Eh beh, certo, ovvio, era la macchina ovvio. Destinata a me. Ho capito.
Ho capito, scusa. Chiamano il comando dei carabinieri di Legnano, arrivano gli artificieri, spostano il pacco, a noi fanno evacuare la mia villetta e altre tre villette e col robottino fanno esplodere il pacco. Questo succede alle 2:30. Cioè fanno esplodere perché era un ordigno esplosivo questo non pacco? Non si sa. E come hanno fatto a farlo esplodere? In che senso hanno fatto esplodere? L'hanno fatto esplodere. Loro, volontariamente? Volontariamente. A noi ci fanno uscire di casa alle 5:30, io non sento più nessuno. Vado a vedere nel punto in cui avevano fatto esplodere il pacco, non c'era più nessuno, neanche un carabiniere. A mezzogiorno io ricevo una telefonata dai carabinieri di Legnano e mi dicono di andare lì per sporgere denuncia. E gli dico, ma scusatemi, il pacco era indirizzato a me? Cioè c'era qualcosa di pericoloso che riguardava me, la mia incolumità? Mi dicono no. E gli dico io, che cosa vengo a fare denuncia? Quindi? Quindi non sono andato. Eravamo arrivati al punto che io quando facevo denunce su intimidazioni che colpivano la mia persona, incendi di chioschi eccetera eccetera, le indagini facevano su di me. Questo è un, mi pare uno standard. Ok, quindi eri tu, diciamo, l'accusato del, del fatto che tu sporgevi, sì, denuncia. Sì. E ok, io chiuderei questo argomento triste purtroppo. Che però quello che volevo sapere da te a livello più intimo, tu sei arrivato sostanzialmente a dei gesti estremi. Sì, no? Il 5 febbraio del 2013 con 2 litri di benzina mi sono dato fuoco sotto la sede della RAI. E questo perché, diciamo, sei arrivato a questo gesto così? Prima perché ero vittima di usura io stesso. E poi perché volevamo far cambiare la legge sull'usura, che aveva due grandi pecche. La prima pecca era quella che gli imprenditori che denunciavano di essere vittima di usura ed estorsioni ricevevano i soldi a cui avevano diritto in base alla legge 108 del 96, ricevevano i soldi dopo 7, 8, 10 anni. Quindi, diciamo, e quindi noi chiedevamo che almeno il primo anno ricevevano almeno il 30% del danno subito. E poi la seconda cosa che chiedevamo di cambiare è che le vittime di usura che non avevano partite IVA, quindi casalinghe, pensionati, dipendenti pubblici, che erano vittime di usura, potessero accedere anche loro al fondo. Ecco, ok. Ultima cosa, chiedevamo un'inchiesta parlamentare sul caso del prefetto Ferrigno, che era capo del Comitato Nazionale Antiracket dal 2003 al 2006, che erogava i soldi in base a prestazioni sessuali. È stato arrestato sulle nostre dichiarazioni. Ok. Quello che io volevo anche capire è, ma arrivare a questo gesto estremo, diciamo, al di là, diciamo, di far, perché tu poi, se malauguratamente aveva effetto quel gesto, diciamo, voluto, tu non saresti neanche più qui, ok? No, è quindi stato un caso che mi hanno salvato. È passato una notizia di un tram, ha visto me che ero completamente avvolto dalle fiamme, ha preso l'estintore e mi ha spento. Ecco, ma per arrivare a questi limiti, diciamo, l'esasperazione di che cosa? Di tutto. Le forze dell'ordine che non ti ascoltano, la tutela che era inesistente. Io in 20 anni ho subito 174 episodi di intimidazione. Tu mi hai detto anche che sei stato portato a questo gesto. Sì, sei stato portato dall'esasperazione, come mi stai ricordando adesso,
relativamente al fatto che non solo non eri creduto, ma eri anche vessato, se non... Sì. Da parte di chi? Da parte delle forze dell'ordine. Sempre per quel motivo che mi dicevi prima, sì, attinente all'essere tu indagato sulle denunce. No, non ero indagato, facevano gli accertamenti su di me. Quindi eludevano sostanzialmente le indagini su chi era effettivamente mafioso. Sì. Cioè, quindi i mafiosi sostanzialmente venivano tutelati, questo... Sì. E relativamente a Bollate, che tu ti ricorda, cos'era successo a Bollate, su che mi dicevi relativamente a degli episodi di tutela che viceversa i carabinieri erano, come si può dire, coccolati anche da chi eravate ad osservare? Beh, eravamo a fare il presidio di fronte alla cava di Bollate, cava in mano alla 'Ndrangheta, e c'era una pattuglia dei carabinieri a nostra terra. Alcuni dei mafiosi gli portavano da mangiare e da bere. E questa era una consuetudine, cioè, nel senso? Non lo so, io ho visto questa scena e l'ho trovata allucinante. Capisco. E la cava di Bollate, che tu sappia, avevate, cioè, con le indagini eravate avanti, avete fatto delle indagini già, sì, cioè, si sapeva anche, sì, qualche, diciamo, legame con dei comuni, con delle relativamente... Nella cava di Bollate noi stessi siamo andati a scaricare l'amianto. In che senso? Abbiamo preso un furgone, l'abbiamo riempito di materiale sporco. Sporco vuol dire che non si può scaricare in una cava, ma si deve andare in discarica. E abbiamo caricato anche amianto e l'abbiamo scaricato. Questo per che cosa? Cioè, per violare... Senza avere la fattura di accompagnamento. Cosa vietatissima dalla legge. Cioè, ma la cava, io non conosco minimamente questa... La cava era in mano a Mandalari. Ma questa, diciamo, situazione, cioè, si poteva scaricare della roba dentro la cava? Tutto. No, ma diciamo ufficialmente? No. Era una cava di che cosa? Dove si... era una cava dove si depositava la terra per il movimento terra, o si caricava la terra per riempire le buche. Questo non era ufficialmente, una discarica, a 500 metri c'era la piattaforma ecologica dove andare a scaricare il resto. Invece di andare, diciamo, nella piattaforma ecologica, cosa succedeva? Che praticamente c'era questo spazio utilizzato dalla 'Ndrangheta, giusto? Sì. E che veniva utilizzato da chi poi, di fatto, come scarico abusivo di inquinanti? Noi abbiamo tossici. Preso le camion di 250 autotreni calabresi. Scusami, non ho capito. Abbiamo preso le targhe di 250 camion calabresi. Ma questi per chi lavoravano poi, di fatto? Per la 'Ndrangheta. Sì, ma al di là, diciamo, chi commissionava i lavori di questi? A Bollate, che comandavano Mandalari. No, allora, ok, la mafia offriva i suoi servizi. I servizi di questi, diciamo, personaggi, da chi venivano? Dai comuni. Quali comuni? Dai comuni di Bollate e dell'Interland. Cioè, quindi stai dicendo che i comuni dell'Interland venivano a utilizzare sostanzialmente manodopera di tipo mafioso? Sì. Ho capito. C'è un'intercettazione dove Mandalari disse: lo devono capire che a Bollate comando io. Ma questa cosa è stata denunciata? Sì, è stato anche arrestato e condannato a 14 anni e 6 mesi con l'associazione delinquere di stampo mafioso. Ma queste interessenze, diciamo, tra i comuni e questi personaggi invece sono per... Sì, sono venute fuori.
e i comuni la sono... La dottoressa Boccazzini? Sì. E... Arrestò 300 persone. Dei comuni? Tra comuni e ndranghetisti. Ah. Quindi assessori, consiglieri comunali. Non ho capito. L'operazione infinito si chiama. Ho capito. E questo secondo te poi ha delle così interessenze anche con Expo? Sì, recentemente con Expo hanno fatto degli arresti. Sì, ma che tu sappia, diciamo, questi collegamenti così sono anche... Sempre 'ndrangheta. Ma hanno delle interessenze con tutti i lavori dell'Expo anche? Queste... Guarda, la dottoressa Boccazzini ha dichiarato che il 95% del movimento Terra che avviene in Lombardia è in mano alla 'ndrangheta. Il 95%? Quindi non lo dice Frediano Manzi, ma lo dice la dottoressa Boccazzini. Quindi tutti gli appalti pubblici sono in mano a loro, sostanzialmente. Sì. Va bene, Frediano. E le conseguenze sostanzialmente di questo tuo gesto che feci, che poi non è l'unico, purtroppo, e mi auguro no. che sia comunque, diciamo, anche quello recente. Sono... Le conseguenze che io sono stato ricoverato al centro grandi ustionati di Niguardia, sono stato un mese in coma. Poi ho fatto la riabilitazione un mese a Lanzo d'Intelvi e un altro mese a Guanzate. Ne sono uscito fuori dopo 3 mesi e mi hanno preso per i capelli. Immagino, immagino. E questo per la disperazione di non essere creduto, addirittura, diciamo, vessato da chi doveva invece tutelarti. È stata forte la delusione in questo senso. Molto forte. Tanto da portarti a questo gesto. Sì. Perché se le cose fossero andate diversamente, cioè ovvero tu che combattevi la delinquenza e questa veniva di fatto combattuta, no, l'avresti fatto lo stesso questo gesto? No. Ovvio. Va bene, io direi al momento di interrompere qui questa nostra, questo nostro incontro e rimandarlo per eventuali, diciamo, momenti futuri. Ti ringrazio. Va bene, grazie. Grazie, grazie a te. Ciao. Ciao. Quindi riprendiamo un attimo l'argomento perché Frediano mi sta praticamente facendo notare anche e soprattutto le conseguenze economiche. Premesso che ecco, stavo dicendo, sono invalido civile al 100%. Ecco, ma stavamo dicendo, tu prima invece avevi un'attività. Ne avevo 15. 15 attività, comunque con un reddito florido, insomma. Sì. Stavi bene economicamente. Sì. E mi dicevi attualmente invece che cosa mi stai facendo vedere questo foglio? 279,47, il libretto della posta. Questo è il libretto postale dove praticamente ti vengono accreditati... Ogni mese la pensione dell'invalidità civile. Ho capito. E queste sono oltremodo le conseguenze, diciamo, di queste carenze, diciamo così, di tutela di Stato. Per aver combattuto cosa? La mafia. Grazie, Frediano. Grazie a te.